Siamo a Fiera Agricola 2020 qui a Verona, si è appena conclusa la premiazione del concorso Agri Yogurt e noi siamo in compagnia di quelle che sono le rappresentanti del caseificio vincitore per la categoria capre. Siamo con Monica Belloni dell'azienda Il Colmetto di Rodengo Saiano, provincia di Brescia. Monica, le sensazioni a caldo dopo questa vittoria e soprattutto quanta soddisfazione c'è a partecipare a un concorso nazionale? Tanta soddisfazione, un'emozione grandissima, il confronto è sempre positivo, comunque avere un confronto con gli esterni è molto piacevole, inaspettata perché non ci saremmo mai aspettate di arrivare tra i migliori praticamente, solo da 3 anni che ci siamo, quindi il miglioramento che abbiamo avuto e che è confermato ci fa molto piacere. Sullo yogurt da quanto tempo state lavorando? Da quando abbiamo aperto l'azienda, quindi da quando produciamo sono 2 anni circa. E le tipologie fate solo naturale oppure avete anche qualche cosa di aromatizzato? Noi abbiamo tante tipologie, le suddividiamo in 3 tipologie, 3 categorie base, diciamo yogurt liquido, denso e il greco. E tra questi abbiamo sottocategorie dove abbiamo molti fruttati, lo yogurt alla fragola, frutti di bosco, la nocciola, il greco lo facciamo al miele. Abbiamo tante tipologie che però in base alle stagioni che abbiamo le variamo. Alla stagionalità dei prodotti noi cambiamo il gusto dello yogurt. Per il futuro avete qualche progetto sullo yogurt? Cambiare, migliorarlo, migliorare la consistenza, migliorare i gusti, l'abbinamento con i vari preparati o prodotti esterni, migliorarlo sempre. Quindi si può dire che Agri Yogurt e la vittoria soprattutto sia un punto di partenza, sebbene comunque ci sia già stato un inizio. Esatto, sì. Ripartiamo da qui e puntiamo l'anno prossimo al prossimo concorso, ancora al primo. Ci proviamo. Bene, facciamo i complimenti all'azienda Il Colmetto per la vittoria e al prossimo Agri Yogurt.